Uè! Negli scorsi giorni avete spesso sentito parlare di COP26, ma ancora non avete capito bene di cosa si tratti e pensate che sia un codice sconto della Lidl oppure il nickname di uno youtuber che fa video reaction ai video di Mario Giordano? Ogni riferimento puramente casuale? Bene, non vi preoccupate perché nei prossimi 10 minuti vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere per fare i saccenti al baretto con gli amici. Si è capito come ho messo il numero in post-produzione, perché non sapevo quanto durava il video? Sono troppo furbo. Allora, cominciamo dalle basi. Cos'è COP26? Letteralmente, Conference of Parties è la riunione annuale delle Nazioni Unite a tema cambiamenti climatici. Essendo la 26esima edizione, COP26. Si iniziò, infatti, nel 1995 a Berlino. Allora il cambiamento climatico era una questione marginale ma riconosciuta, che difatti portò ad uno dei primi ma più importanti trattati internazionali, il Protocollo di Kyoto, arrivato nel 1997, che prevedeva un impegno concreto e giuridicamente vincolante da parte dei paesi sviluppati a diminuire le proprie emissioni. E infatti oggi, dopo 24 anni, finalmente viviamo in un mondo verde e blu dove l'inquinamento non esiste più. No? Mannaggia, qualcosa deve essere andato storto. Negli anni il clima è poi diventato una priorità globale, seppur in contrapposizione con gli interessi economici, oltre che di sbatti personale. Tipo il mio vicino di sopra che continua a buttare i mozziconi giù dal balcone perché c'è il culo troppo pesante per andare in sala a buttarli. C'ho i ciclamini tabagisti ormai. Mannaggia te. Comunque, ad oggi, in teoria ben 197 paesi hanno aderito ai trattati e la COP26 si è tenuta quest'anno a Glasgow, in Scozia, ma in partnership con l'Italia. Uè uè, ci siamo anche noi! Infatti, la presidenza dell'evento è condivisa tra Regno Unito e Italia, che hanno deciso di collaborare per mettere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità al centro dell'agenda multilaterale nel 2021, sfruttando le reciproche presidenze di G7, quest'anno in capo al Regno Unito, e G20, quest'anno presieduto dall'Italia. Quattro sono stati gli obiettivi di COP26. Velocizzazione nella riduzione delle emissioni, aumento degli sforzi per l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, ottenimento di finanziamenti per l'azione per il clima e rafforzamento delle collaborazioni internazionali. Ce l'avranno fatta? Scopriamolo assieme! Ma solo dopo avervi ricordato di preordinare il mio favoloso libro Cascina Speranza, una riscrittura creativa della fattoria degli animali di Orwell. Che sarebbe successo se a prendere il potere fosse stato un partito populista? Trovate tutte le informazioni in descrizione. Proseguiamo. Dunque, cosa si è deciso? Qual è la posizione dell'Italia? Cominciamo con un bel elencone. Allora, la Banca Mondiale stanzierà ufficialmente 25 miliardi di dollari all'anno per la transizione ecologica. Io la Banca Mondiale me la immagino tipo la banca Gringotts di Harry Potter, coi goblin che spostano dobloni d'oro. Non so, cioè, mi mette timore. Banca Mondiale. Oltre 40 paesi hanno poi deciso di abbandonare gradualmente l'utilizzo di energia elettrica a carbone entro il 2030-2040 e di smettere di investire nella costruzione di nuovi impianti. Non firmano l'accordo Australia, India, Cina e Stati Uniti. Forza Liechtenstein! Io sono con te, sono sicuro che da solo potrai cambiare il mondo. L'India si è comunque impegnata a smettere di diffondere nell'atmosfera più gas serra di quanti possa assorbirne entro il 2070. Che, come dire, 50 anni sono un pelino tanti, considerando che l'India è il terzo paese al mondo per emissioni di gas serra. La Cina poi, che da sola inquina tipo per un quarto del totale, ha promesso di arrivare alla neutralità carbonica, quindi la stessa cosa di, insomma, inquinare meno di quanto possa assorbire, entro il 2060. Gli Stati Uniti entro il 2050. E alla luce di questi altri dettagli, in realtà l'impegno dell'India non mi sembra tanto peggio di quello di Cina e Stati Uniti, anche perché alla fine l'India è comunque un paese povero e in via di sviluppo, mentre gli Stati Uniti e la Cina non hanno proprio giustificazioni.
Abbiamo poi visto uno stop alla deforestazione entro il 2030. 134 paesi promettono di interrompere la pratica, inclusi Brasile, Cina e Russia. Ottima notizia! Un altro accordo importante è quello sul taglio delle emissioni di gas metano. 105 paesi si accordano per tagliarle del 30% entro il 2030. Dai numeri può non sembrare tantissimo, ma comunque già solo se questi 105 paesi rispettassero l'accordo, si parla di stime di circa 200.000 morti all'anno in meno, oltre che centinaia di migliaia di visite legate all'asma in meno e anche tonnellate di raccolti persi in meno. Quindi insomma, buttali via. O comunque, indovinate chi non ha firmato? Cina, Russia e Australia. Gli Stati Uniti stavolta sì. Poi in realtà non hanno firmato anche tanti in Europa, eh? Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Lettonia, Lituania, Romania. Insomma, c'è da lavorare. C'è stata poi un'inaspettata dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e Cina. Una dichiarazione che fondamentalmente non contiene nuove grandi promesse di iniziative contro il riscaldamento globale, se non un vago riferimento a lavorare assieme per ridurre le emissioni, ma che è stata comunque accolta molto positivamente, perché ha dimostrato che la Cina è ancora interessata a collaborare con gli altri paesi nella lotta al cambiamento climatico e potrebbe facilitare il raggiungimento di nuovi accordi. Ora, sperando di non avervi annoiato stile Biden che lottava contro il sonno, passiamo a quelle che sono le posizioni dell'Italia. L'Italia ha sottoscritto molti dei vari impegni, ad esempio quelli contro l'utilizzo del carbone, contro la deforestazione e ha anche detto che entro il 2022 già non ci saranno più fondi per l'industria fossile. Oltre a ciò ha anche deciso di prendere parte al BOGA, che oltre che essere un calciatore del Sassuolo è anche la Beyond Oil and Gas Alliance, un'iniziativa per uscire dalla produzione di petrolio e gas. Hanno aderito pienamente la Francia, che da anni punta sul nucleare, e altri 11 paesi, mentre l'Italia sarà solamente un membro osservatore. Stile vecchietti che guardano i cantieri, insomma. Cingolani, il ministro per la transizione ecologica, ha comunque affermato che l'Italia su questo programma sia persino più avanti degli altri. Siamo molto avanti sul phase out del carbone, sul gas abbiamo le idee molto chiare e abbiamo anche un grande piano per le rinnovabili, con 70 miliardi di watt nei prossimi 9 anni, così da arrivare al 2030 con il 70% di energia elettrica pulita. Il che è vero ed è una bella notizia. Cosa dicono quindi le prime bozze di negoziati al termine dell'incontro? Allora, qualche passo avanti c'è, non tantissimi. Allora, viene ribadita la necessità di fare ogni sforzo possibile per non superare l'aumento di 1,5 gradi Celsius. Però, insomma, il limite rimane fissato a 2 gradi Celsius, come Parigi 2015. Tutti i 200 paesi coinvolti riconoscono che ci sia la necessità di ridurre i livelli di gas serra entro il 2030. Però poi si dice che bisogna arrivare al net zero, quindi insomma, a risolvere il problema intorno alla metà del secolo, quindi senza neanche specificare 2050, 2060, 2070. Non ci sono poi riferimenti fissi ai grandi combustibili fossili come gas, petrolio e carbone, quindi insomma, tante buone intenzioni ma nulla di pratico finora. Quindi in definitiva com'è andato? È andato bene? È andato male? Dal mio piccolissimo punto di vista, le premesse sono comunque buone, dei proclami come sempre molto molto importanti, anche se poi dall'altro lato, ad esempio, molti attivisti hanno giudicato il tutto insufficiente, perché ad esempio molti degli accordi sono non vincolanti e privi di sanzioni, con grandi assenti come l'industria della carne, che è uno dei maggiori artefici della deforestazione ad esempio, e hanno ridotto tutta COP26 ad un'operazione di greenwashing che fa solo bla bla bla. Non sono mancate poi denunce importanti come quella di Oxfam, in cui si dice che un volo nello spazio di Bezos inquina come 1 miliardo di poveri in tutta la vita, senza considerare poi le assenze di molti leader tra i più importanti come Xi Jinping, Vladimir Putin e Jair Bolsonaro, che insomma rappresentano paesi non proprio insignificanti. Quindi che dire? Bene, ma non benissimo. Però non voglio subito fasciarvi la testa. Stiamo a vedere, perché le premesse comunque ci sono. E niente, per oggi basta così. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Lasciare un mi piace, un commento. Ci vediamo tra qualche giorno col prossimo video della serie L'Infiltrato, che vi anticipo parlerà dei neo-borbonici. E niente, alla prossima!